Oggi per la Lega Nazionale un importante anniversario, Presidente. Sì, 130 anni non sono pochi, non sono pochi nella storia di un'associazione, non sono pochi in assoluto. 130 anni vissuti con una coerenza di fondo, al servizio di Trieste, al servizio dell'italianità e della triestinità, in questo senso sempre in forte simbiosi con il Comune. Le celebrazioni, le manifestazioni che oggi andremo a presentare sono infatti organizzate in larga parte proprio in simbiosi con il Comune di Trieste, che è il nostro socio naturale, diciamo. Qual è il futuro per la Lega Nazionale? Qual è l'apporto dei giovani di oggi e nella Lega Nazionale di domani? Beh, il futuro direi è di continuare su questa strada, continuare su questa strada di volta in volta adeguandosi a quelle che sono le esigenze, ma sostanzialmente la prospettiva è essere sempre al servizio della identità di questa città. E in questo senso i giovani che sono già presenti in tanti settori della nostra attività credo che continueranno a esserlo, perché il tema dell'identità è un tema che riguarda in primo luogo loro. I giovani hanno bisogno di sentire sicura, solida la propria identità. La Lega Nazionale li aiuta in questo. Assessore Brandi, numerose iniziative da parte organizzate anche dal Comune per i 130 anni della Lega Nazionale. Sì, è con vero piacere che l'amministrazione comunale ha aderito a questa richiesta dei festeggiamenti e delle celebrazioni dei 130 anni della Lega Nazionale, nella considerazione che la Lega è un'istituzione di altissimo valore nel panorama delle istituzioni cittadine e non solo. Per tutta l'attività che ha svolto in questi 130 anni a favore della cultura, a favore della storia, a favore della lingua, per la diffusione della lingua e della storia italiana, sia nel momento in cui è stata istituita e sia nel corso degli anni dopo la prima redenzione e anche dopo la seconda guerra mondiale. Tanto è vero che è stata insignita di tante onorificenze come la medaglia d'oro per la cultura e per le arti e il Comune di Trieste stesso ha conferito alla Lega Nazionale il sigillo trecentesco e la civica benemerenza. In più abbiamo delle convenzioni per la gestione del sacrario della Foiba di Basovizza e in ultimo nel 2018 abbiamo sottoscritto una convenzione anche per la gestione del Museo del Risorgimento che è assunto a nuova vita. Quindi, come dire, con la Lega Nazionale abbiamo un rapporto molto consolidato che ci riempie d'orgoglio e mi sento di augurare alla Lega altri 130 anni.